all the time. So while, yeah, yeah. Well, that should be flashing all the time. Okay. The numbers here. Okay. Mm-hmm. So just make sure you can hear me and you can see me. Yeah. Okay. Should I get close to you? Yeah. To whenever I'm close. Okay. So, allora, questo è il chiostro di San Marco, dove è possibile fare qualcuna opera, forse nel programma iniziale fare grandi opere qui, apre le porte per tutta la gente a vedere e capisce molto bene. Questo chiostro di San Marco, questo convento di San Marco non è un posto, un museo, poi un posto vivo dove la fede e arte è fatto dei giovani artisti insieme. Quindi quello è il progetto, ma in questo momento non è possibile fare, forse in futuro. Perché c'è il tabernacolo dietro questo verso. Sì, questo è sotto questo qui, questo orbo, vedete sotto c'è l'altare del Santissimo, e sotto l'altare del Santissimo è il corpo di San Antonino, il arcivescovo di Firenze, anche priore di San Marco, il grande. Questo qui è il studio di Alto Angelico. Mio lavoro è sul corpo. Il corpo umano è la cosa fondamentale nel mio lavoro. Quindi è il corpo umano come un linguaggio. Scusami italiano, quando sbaglio fate correzione per voi. La prima cosa è importante è capire il corpo umano come in una maniera scientifica. Quindi questo di Richard, un francese, lui insegna all'Accademia di Parigi, lui è molto scientifico e insegna il corpo come una cosa scientifica. Quella è la prima cosa, per capisci molto bene tutte le cose, come funziona, anche tutte le dimensioni, proporzioni, tutto. Quindi io ho fatto questi disegni qui con questa scatola qui, quella che manca la testa, perché la testa è sopra la macchina. Quindi con questo io ho fatto questi disegni qui e dopo ho fatto mettere questi trasparenze sopra per mettere tutti i muscoli sopra il scheletro, tra origine e inserzione, quindi origine e inserzione, ok? In quella maniera è possibile, capisci molto bene come funziona il corpo. Quindi quando tutti i muscoli metto sopra, la prossima cosa è
5 gruppi, ok? Quindi c'è tanti muscoli con nome molto lungo in italiano, in latino, è molto complicato. Quindi la cosa più facile è dividere questi muscoli dentro 5 gruppi specifici. Questi 5 gruppi e questo 5 qui. Estensore, flessore, abduttore, adduttore, rotatore. Ok? Quindi anche per fatto questo per mettere un logico anatomico. Ok? Quindi estensore è verde. Ok? Estensore è questo. Ok? Un po' Monty Python. Estensore è rosso e flessore, ok? Quindi due azioni complementari, estensione e flessione. E il colore anche complementario, verde e rosso è complementario. Sulla schema di colore, rosso è l'altra parte di verde, quindi complementario. Quindi anche l'azione complementare. Adduttore, adduttore. Adduttore, abduction. Abduction, adduzione. Toglie via. Quindi quello qui, un adduttore. Così. Anche questo qui, adduttore. Adduttore, toglie più vicino. Linea mediale, quindi questo qui e questo qui, pectoralis, per esempio. Ok? L'ultimo gruppo è rotatore, quello che gira il corpo così. Ok? Questi qui, questi qui. Quindi è molto semplice, con questo logico è molto semplice, capisci tutte le cose. Quindi fatto così, in una maniera molto sintetica, molto solida. La prossima cosa è usare questo linguaggio scientifico per studiare i grandi maestri. Questo è una copia di un disegno di Pontormo, per un fresco in Santa Felicità, bellissimo fresco, dell'Annunziazione, quindi Gabriele, Angelo Gabriele. Io ho usato questa immagine perché questa immagine è e anche Pontormo, un artista molto, molto reale, molto solido, con osso e muscoli, tutto chiaro, poi anche molto mistico, quindi un bel mix tra le cose fisiche e le cose divine, cose fisiche e cose spirituali. Quindi con questo è possibile fare un esperimento. Quindi fate questo disegno, mettere questo sopra, un transparenza, sopra questo, per fare un x-ray artistico, togliere tutte le muscoli, tutto l'osso, per capire tutte le forme, direzione di ogni forma.